Cupis invece è andato a Barice, dovrà formalizzare il modulo, usciranno il 1 luglio. L'1 luglio arriva al Bari. Era nell'area nelle ultime ore, lo ha confermato in conferenza stampa anche il direttore sportivo dell'Ascoli Tesoro. Tomas Cupis sarà un calciatore del Bari a partire dal 1 luglio. C'è soltanto da formalizzare il passaggio in bianco-rosso per l'esterno polacco, che firmerà un triennale con la società del presidente De Laurentiis e andrà a rimpolpare la batteria degli esterni. Può essere impiegato come esterno di attacco o di centrocampo. L'ex Ascoli Livorno sarà il primo colpo del club manager Matteo Scala, che però continua a lavorare per portare 10 giocatori oltre confermati a Bedollo. Parlando proprio di ritiro, nelle ultime ore c'è stata una querela che riguarda l'hotel di Bedollo, perché sia Bari che Venezia dovrebbero alloggiare e allenarsi nella stessa struttura, ovviamente coesistenza impossibile per le due formazioni. Pare che la società del presidente De Laurentiis sia stata fortemente voluta nella struttura, visto anche l'importante seguito del club barese, mentre il Venezia avrebbe nel contratto una clausola che prevederebbe lo scioglimento dell'accordo in caso di retrocessione, come poi è avvenuto quest'estate, un giallo che verrà sicuramente chiarito nelle prossime ore.